A mente fredda, Uteri, sensazioni dopo la Coppa Italia? Ma proprio a mente fredda, perché è passata, quindi fra 3 giorni si gioca ancora. Abbiamo visto alcune cose, oggi abbiamo ripreso a lavorare, abbiamo visto alcune cose, adesso pensiamo al prossimo avversario, che è una gara impegnativa. Soprattutto è una rivelazione di questo inizio stagione, d'accordo? Sì, perché è una squadra che gioca un buon calcio, una squadra che accetta il confronto, una squadra aggressiva, anche con buoni contenuti tecnici. Per quello che ha fatto in queste 3 partite ha meritato, io le avevo già visti ad Ancona in Coppa Italia. Buona squadra, un bel test subito. Che Pescara servirà? Pescara solido, forte, che accetti il confronto, che giochi con intensità e che faccia prevalere le proprie qualità e anche accetti i ritmi di gara. Che diminuisca un po' quel difetto di addormentarsi un po' durante la gara, è d'accordo? A volte sì, siamo così, come se pensassimo che tanto siamo più bravi degli altri. Io dico sempre più bravi, lo dovremo dimostrare quotidianamente e costantemente. Chiedo solo una cosa, non chiedo sulla formazione perché tanto so che non mi risponde, però tatticamente e tecnicamente, o meglio concettualmente, Ingrosso e Illanes ai lati di Drudi, oppure Cancellotti e Frascatore ai lati di Drudi, cosa cambia dal punto di vista proprio del concetto? Ma cambiano concettualmente nulla, cambiano le caratteristiche dei giocatori. Illanes e Ingrosso sono più giocatori da impatto rispetto ad esempio a Cancellotti. O più o meno sullo stesso livello di Frascatore. Cambia qualcosina, ma non nell'ordine generale, cambia qualcosina nelle peculiarità individuali. Grazie.